Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Inizierei con la prima domanda, visto che ci siamo. E chiaramente l'ospite più importante per noi, come artisti siete importanti entrambi, perché siete entrambi scrittori. Ma in questo caso io chiederei, se deve descrivere Loppi, come lo descriveresti? Come si descriverebbe? Okay, the first question for you, Steve, is if you can briefly describe your book to the audience, would you describe it? It's been described as a damn good read. Without trying to blow my own trumpet, I've not had one bad review. Now, I think that kind of sums it up. I've not had one bad review. So the basic story is my time with Iron Maiden, and I did it chronologically. So like from the first time I met them through to when I left. So, yeah. Dunque, innanzitutto lo descriverebbe come una dannatamente buona lettura, per usare proprio le sue parole letterali. E secondariamente, semplicemente la cronistoria in ordine cronologico della sua vita, del suo tempo passato insieme agli Iron Maiden. E lo descriverebbe come un pezzo di vita che però poi ha influenzato anche tutta la sua vita futura. Invece chi è Steve Loppi? Loppi. Loppi. Loppi, who is Steve Loppi? I could answer that in so many different ways. Potrebbe rispondere in mille modi. Well, Loppi is obviously a nickname that was given to me by a friend of the band. I'm not going to go into too much details, quite simply because if I did, that's half a chapter of a book gone. I'm just a normal guy, born and raised in the East End of London. Just happened to be in the right place at the right time. That's it, pretty much. Pretty much that sums up. Dunque, Loppi è un soprannome che gli era stato dato da un amico comune suo e degli Iron Maiden, ma non vorrebbe svelare troppi dettagli sull'origine di questo suo soprannome perché spoilererebbe metà di un capitolo del libro. Lui si descrive come un ragazzo normale che ha fatto cose normali, o come tutti gli adolescenti e i ragazzi di quell'epoca, cioè vivevano, stavano per strada, facevano un po' di casino, giocavano e si interfacciavano tra di loro come normalissimi ragazzi dell'epoca. Mi è solo capitato di essere nel posto giusto al momento giusto, quando è stato il momento di incontrare gli Iron Maiden. E quando nasce l'idea di scrivere appunto il libro? Questo libro. Allora, when did the idea of Loppi World come up to writing a book like this? It started. I was talking to a friend who ran a heavy metal site called Metal Talk, and his name was Steve Goldby. And Steve suggested that I write a column for his heavy metal magazine. And that's how it started. And then after about 15 and 16 chapters, and they weren't even chapters, I mean, they were just little blog notes, if you like. Somebody from Holland came to me and said,
have you ever thought about turning it into a book? And at that point, I hadn't. I'd had no idea. So with that thought now planted in the back of my head, I thought, okay, what do I do? And I didn't want to just copy everything that I'd done in the columns. And I just happened to find my old diaries, which gave me dates, times, places. It all sort of made sense. So I started putting it all together, but me and the guy in Holland, or Belgium, yeah, Belgium, whatever, we couldn't agree on the final final concept of how the book should be done. So he left me to it, really. He went off and said, well, that's it. I kept on going, and then it was through Kim Darville, which is Derek Riggs' wife. She came to me and said, I know somebody who might be able to help. And that's where it started. Dunque, lui aveva iniziato a collaborare con una rivista online heavy metal dal titolo metaltalk.net, che è ancora attiva, diretta da Steve Goldby, che ne era il che saluto. E io avevo cominciato a scrivere degli articoletti, come tipo dei post nei blog, basato solo e unicamente sui miei ricordi, cioè su quello che riuscivo a ricordare del mio periodo con la band. Successivamente, dopo 14, 15, 16 articoli che scrivevo, un ragazzo belga, lui ha inizialmente detto olandese, poi si è corretto belga, è venuto da me dicendo, però potresti farci un libro. E l'idea gli era piaciuta inizialmente e l'ha tenuta in testa per molto tempo, questa idea, come un tarlo, ma non sapeva da che parte cominciare, finché un giorno non ha trovato tutti i suoi vecchi diari. Lui annotava, all'epoca annotava tutto, quindi si è ritrovato con date precise, numeri precisi, eventi precisi, e poi questo ha iniziato proprio a formarsi nella sua testa il concetto base del libro. Poi c'è stato l'aiuto importantissimo della moglie di Derek Riggs, che si chiama Kim Darville. Kim l'ha messo in contatto con una persona che l'ha aiutato poi a mettere tutte le informazioni su carta e a far nascere quest'opera. Abbiamo notato che nel libro in realtà è un racconto realistico delle vicende di tutto gli Iron Maiden, ma soprattutto non ha un preciso date, non ci sono date, ma una sequenza di eventi, situazioni e foto, tante foto. Yes, so going through the pages of Loopy World, you immediately noticed that there are no dates, no times. It's just a tale that you may tell talking start normally. To finish. I mean, that was my idea, just to go from start to finish. There are certain dates in there, but it depends on what you're looking for. You know, I'm not going to sit there and write down on this day, because to me it was a waste of time. And going back to this conversation me and you have had a few times, Antonio, is yes. Maiden fans know what happened, when it happened. There's absolutely no point. Dunque, la scelta precisa di non includere le date nei titoli dei capitoli oppure di fare una cosa precisamente cronologica nasce dal fatto che io non volevo assolutamente che fosse così. Volevo che fosse un racconto, sì, in ordine cronologico, e qualche data leggendola potete anche trovare, ma che fosse una conversazione, come se io raccontassi seduto al bar con una bella birra, raccontassi gli avvenimenti in ordine cronologico. I fan degli Iron Maiden sanno perfettamente date, tempi, luoghi e tutto quanto, quindi sarebbe stato inutile ripetere questa cosa e farne una cosa più noiosa.
Scusa Pietro, because Pietro was also mentioning the huge quantity of pictures that the book it comes with. Is that all your pictures or taken by yourself? The problem there was I'd actually said to the guy who put the whole book together, and I'm not going to say any names because he wanted to get right out of it. I did say to him, look, that's all the photos I have. Please don't use them all, just in case I decide I want to do something else. And he used them all. So that's why you've got a lot of pictures in the book. It's not what I planned it. Steve aveva ricevuto l'aiuto appunto di questo ragazzo di cui non fa il nome perché non vuole essere, diciamo, nominato, che lo aveva aiutato appunto a impaginare il libro e gli aveva passato una quantità enorme di fotografie, tutte scattate da lui oppure scattate dai suoi colleghi. Però lui disse: ma non le uso tutte perché magari poi viene fuori un altro libro o facciamo un altro progetto. Invece le ha usate tutte, quindi per questo che nel libro compaiono così tante foto. E quando ti sei accorto che c'è stato un cambiamento da passare da passione, perché hai iniziato con la passione negli Iron Maiden, lavorare, a un vero lavoro in quel momento, soprattutto forse da Killer Tour? So Pietro asks, what moment in time did you realize that the job with Iron Maiden became actually a real job other than a passion? He started as a passion. He started as a bunch of guys having fun together. But when exactly did you realize that it's not going to be anymore a passion, but is a serious job? He says, I think he's Killer's tour. Is that right? Yeah, I mean, well, it was a little bit before that, Pietro. It would have been when we started getting paid. Quando hanno Ka-ching. iniziato a vedere i soldi, ho capito che era un vero lavoro, ma è un pochettino prima del Peterstone. But yeah, I mean, it became a more professional job when we started doing the Killers tour, because that was such a huge thing to do. È diventato un lavoro da professionisti veri, quindi prima eravamo un po' improvvisati, poi abbiamo fatto esperienza, ma il vero test professionale è stato con il Killers Tour perché c'erano i mezzi Kiss e quindi era tutto diventato più grande, più enorme da gestire e quindi ci siamo dovuti misurare con una realtà completamente diversa. Cosa ci racconta del Killer Crew? What are your impressions, your considerations about the Killer Crew? Best crew in the world. Il migliore del mondo, ovviamente. Oh, I had to say that because I was part of it. Ma io ne facevo parte, per quello che dico. Quando sei entrato nella band e soprattutto quando è stato il primo impatto con la band? Can you describe your first moments with the band when you have been, let's say, nominated as part of the crew or the first roadie? To be perfectly honest, once I went to the first rehearsal with Paul and realized how good this band were, I invited myself to stay. That's how it worked. And just generally sort of going back whenever they rehearsed, I think it's twice a week back in those days. And that was back in Scarf Studios in Bow, which was a tiny, tiny little place. But there was two flights of stairs to get up to the studio, and some equipment, especially Steve's bass equipment, was just really, really heavy. Doug, with all his drum kit, you could stick under your two arms and take it all in one. But Dave Murray had a little H&H amp and a Laney 4x4 speaker.
again, tiny, you know, it's a normal 4x4 and so light you could carry it in one hand. Whereas Steve had a big 4x4, it might have even been a, like a 2x12. It was just really, really heavy. And it took two of us to carry it up the stairs. So those days, you needed more than one person to help carry the stuff. And I'm not mentioning any names, but it ended up where it was always the same two or three people doing the work. And it was always the same two or three people standing around watching. But it's just one of those things. Quando mi presentai alle prime prove in una saletta polverosa e odorosa di grasso di meccanico a Bromley by Bow, che loro abbreviano con Bow, un quartiere di Londra all'epoca veramente disastrato, mi sono presentato con Paul Diano alle prime prove e quello che è successo è che mi sono io auto-invitato a diventare parte dello staff, perché all'epoca loro non avevano nessuno e in particolare Dave Murray aveva un equipaggiamento abbastanza leggero, un amplificatore 4x4 abbastanza leggero che si poteva portare su con una mano sola, ma l'equipaggiamento di Steve Harris, che era un amplificatore per il basso enorme e molto pesante da portare, che era un 2x12 o addirittura un 4x4 gigante, quello ci volevano due persone per portarlo su delle scalette che erano strette e molto ripide. Da lui sottolinea meglio non farle da ubriachi, perché erano veramente pericolose. E si accedeva appunto a questa sala prove. Quindi di fatto poi alla fine ero sempre io che mi offrivo di dare una mano a portare su e giù questa strumentazione e giorno dopo giorno sono diventato parte del gruppo. Poi alla fine di quelle sessioni di prove, dopo qualche mese ci siamo ritrovati anche in un paio in più, però dice eravamo in tre a lavorare, tre stavano solo a guardare. E senza spoilerare, che cosa ci racconta di Paul? Without any particular spoiler, what are your impressions about your Paul Diano? I've got to be very careful because back then, I mean, Paul was my best friend. That's how it all came about. That's how I became involved. And I know he's having a lot of trouble at the moment. And I know he's being looked after in Croatia. And I hope that things go really well for him. But I know there are certain things that he could have done properly himself to stop this from happening. Other than that, great singer. That voice will never go away. You'll hear it again. His new band sound really, really good, and you will hear it again. So, yeah, I mean, Paul's a good guy. He's just misguided. Non posso dire altro che quando da ragazzi Paul era il mio migliore amico. Eravamo inseparabili, facevamo qualunque cosa insieme, come fanno due adolescenti migliori amici, ancora oggi. Certo che purtroppo si è un po' perso per strada, anche se ora sta recuperando. Io sono felice di questo, sta recuperando in Croazia e sta avendo il suo percorso di riabilitazione, anche se devo dire che certe cose poteva pensarci prima, poteva evitarle se ci pensava prima. Ma è un bravo ragazzo, ha una voce incredibile, questa voce c'è ancora, io ho sentito il suo ultimo lavoro che ha fatto recentemente, un paio di mesi fa, con la sua nuova band, ed è veramente molto valido e quindi spero di poterlo ancora applaudire dal vivo presto, perché tornerà e sarà una bella cosa. E fare i rodi della band, come... Ovviamente si segue la band, ma non si segue chi lavora dietro la band. Che difficoltà ci hai incontrato nel tempo? So, of course, everybody looks at the band, but just a few people look at the background. So, your job.
was the background. In all these years with the band, what kind of difficulties have you met being a background line, backline roadie? Yeah, we all had various difficulties. There's a story in the book where I explain how Clive Burr put his foot through the bass drum, and how much chaos that caused me. Again, it's a long read and I don't want to spoil it, but guitars, strings breaking. And when you've only got one bass guitar and that string's got to be changed there and then so that Steve can get back out and play. The band would generally tend to play on through these problems. Paul Di'Anno had a habit of pulling the cable out the back of his mic to the point where they used the gaffer tape, you know, all around that bit. It was all gaffer taped. Hold it up. That was all taped all around there to stop him from doing it. He was a nightmare. He used to do this Roger Daltrey thing, swinging his microphone around, and the microphone would just fly off the cable. there was lots of little things like that. But what people didn't see was how everything was set up, and then when everybody had gone, how it was all taken down again. And there was a lot involved. After Maiden finished the show, we would still be there 2 hours later taking it all down. And then it had to be loaded on the trucks. And it's a long, complicated job. È un lavoro molto complicato essere parte della backline. Dunque, i momenti difficili ce ne sono stati tanti e avvengono soprattutto con gli imprevisti. Nel libro racconto di quando Clive Barr sfondò la gran cassa con il piede, e non voglio andare oltre perché non voglio rovinarvi la lettura. Ad esempio, corde che si rompono, non solo delle chitarre ma anche del basso, mentre la band ovviamente cerca di andare avanti con lo spettacolo, noi dietro le quinte dobbiamo cercare di rimediare più velocemente possibile. È Paul Di'Anno che tirava il cavo talmente tanto che si staccava il microfono, si spezzava alle volte il cavo, e quindi per impedirgli questi movimenti abbiamo messo dei rotoli, interi rotoli di nastro dal microfono fino al cavo per impedire che si staccasse, o addirittura che quando giochiava col microfono e lo faceva roteare in aria, il microfono qualche volta è schizzato in mezzo alla folla. E quindi cioè, ci sono questi tipi di imprevisti che rendono il lavoro ovviamente difficile e complicato, perché quando ad esempio la band finisce il proprio concerto, noi stiamo lì ancora per 2 ore a smontare tutto e a caricare tutto sul camion, quindi è anche un lavoro non solo di precisione, di attenzione, ma anche tanto di fatica. Io ti volevo chiedere, c'è stato un periodo che c'è stata l'interruzione del lavoro con gli Iron Maiden, ma essere licenziato, poi essere richiamato dalla stessa persona che ti ha fatto licenziare, qual è stata la reazione, ma soprattutto iniziale e finale di questa cosa? Ok, that's the last question, and then we stop for a while. So, Steve, you had an interruption in your relationship with Iron Maiden, and Pietro finds it really strange that the same person that fired you called you back. So, what did you think at that time? What was your reaction, thinking about being let down and then taking back on board? Basically, it wasn't the same person who fired me. It was. In fact, Clive fired me twice. On the first occasion, the guy he'd chosen to replace me went missing. And I ended up doing his job for him. I just happened to be there and I ended up doing the job for him. So therefore, I got my job back. And then it was about a year later,
Clive kept saying, oh, I'm going to get rid of you. I'm going to make sure I get someone else in. And I did fear for my job because I had it in my head that, okay, Clive wasn't happy, and therefore, sooner or later, that would happen. Yeah, so Clive did finally get his own way. But then the next time I went back, Clive was no longer there. Nico had taken over on the drums. So I actually got called back, I think, by Steve. Quindi, sì, in effetti non è stata veramente la stessa persona a comunicarmi licenziamento, ma in realtà Pietro è stato sempre comunque la stessa persona a suggerire il mio licenziamento, in questo caso Clive. Clive mi aveva licenziato già, mi aveva fatto licenziare già una prima volta, e dopo rimpiazzandomi con un altro ragazzo, questo è scritto nel libro, c'è un intero capitolo che ne parla, e io mi sono capitato lì una sera, questo ragazzo che mi ha sostituito era inaffidabile, non si era presentato neanche al lavoro, quindi ho fatto io il lavoro per lui e allora sono stato ripreso. Poi un anno più tardi, visto che le vicende con Clive, cioè io avevo capito che lui non era contento di me, avevo sempre paura di perdere il lavoro, ma effettivamente mi aspettavo che da un momento all'altro dovesse succedere. Infatti è successo di nuovo che Clive è riuscito a farmi licenziare una seconda volta. Poi quando venni richiamato per la terza volta, Clive non c'era più, aveva lasciato la band e il suo posto era stato preso da Nico McBrain, che aveva un suo tecnico di batteria, quindi fui richiamato per assolvere ad altri compiti che sono ben descritti nel libro, e io penso che la persona che avesse insistito per riavermi con sé fosse proprio diverso. Questo volume è stato tradotto in pochi paesi, tra cui l'Italia, con una buona prefazione, importante prefazione, dove poi nella prefazione si parla del fatto che i tecnici che accompagnano la band sono più importanti, alla pari della band. Okay, so the book has been translating in a few languages now, and he wants to deliver his personal congratulations for this achievement. With the Italian version, Italian language book starts with an important statement from Dennis Stratton, in which he states that actually the roadies, the backline, is as important as the band. What are your thoughts about that? I told him to say that. Beh, non può far altro che essere d'accordo con Danny. No, it is true. There are, it's a saying amongst the British road crew, if you like the local crews, the band are only as good as their crew. Now, in Maiden's case, I mean, yes, it started off like with just me, and then there was Dave Lights and Pete Bryant, and then Vic Vella, and the four of us went everywhere for almost a year, just the four of us. And then when Clive and Dennis joined the band, all of a sudden the crew started getting bigger when we went out and started doing bigger tours. But the band always had the right people for the job. I mean, back in the early days, you had a guy called Tony Wiggins, who was our production stage manager. And Tony knew everybody. He always knew the right people to get. And one of his first acquisitions was Dickie Bell. And when Tony brought Dickie Bell in from Judas Priest, Dickie knew people. Mm-hmm. So Dickie started bringing people in, and it's incredible. Oh, it looked like everybody frozen, sorry. Avevo cominciato io. No worries. Ho cominciato io da solo, no? Come ho detto prima, e poi quando Dennis Stratton e Clive Barr si sono uniti alla band, hanno iniziato a,
a portare dentro le proprie conoscenze. Quindi sono arrivati Dave Lights, sono arrivato Peter Bryant, il compianto Vic Vella, che è recentemente scomparso, che sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, cioè loro erano i primi quattro roadie che hanno seguito la band ovunque nelle prime tournée. Poi la cosa si è fatta più grande, e hanno cominciato ad avere dei tour molto più impegnativi, e i Iron Maiden hanno sempre provveduto ad avere il personale giusto nel momento giusto. E una grande svolta è stata data da Tony Wiggins, che è diventato il road manager della band ai tempi del Killer Tour, alla fine del Killer Tour, e una delle sue più importanti acquisizioni è stata quella di, tra virgolette, sottrarre Dickey Bell, il tecnico dei Judas Priest, e portarlo nei Maiden, il quale Dickey Bell aveva poi contatti con altra gente, quindi il gruppo si è diciamo infoltito sempre di più fino a diventare una vera leggenda come i Killer Crew. Is there anything else you want to say about that? No, I think I'll wrap that one up. Ok, possiamo procedere. A questo punto, come nasce la copertina di questo disco, ma soprattutto qual è il rapporto con Eddie? Ok, what is the story behind the cover of the cover design of Loopy World, and what is your relationship with Eddie? Because Kim had mentioned that she knew somebody that might be able to help out with the book, she also mentioned that Derek was willing to do the cover. Now, from what I understand, yes, it's an original cover, but it is a design that he'd had for a while, and he just allowed me to use it for the cover of the book. Mm-hmm. Nothing else. Sorry. I'd throw that in. But he designed the whole thing. Even using the Comic Sans, on the English version, he used the Comic Sans font. And for some reason, people don't like that. They don't like Comic Sans. And there was one guy actually turned around and said, I will never buy a copy of that book because of the Comic Sans font. Now, I do not know why. And if someone could enlighten me, then, you know, but I just don't know. But yeah, Derek designed the whole thing and allowed me to use it. Quindi diciamo che quando ero entrato in contatto con la moglie di Derek Riggs, con Kim, che mi aveva procurato questo contatto per impaginare il libro e aiutarmi a farlo, durante una conversazione è venuto fuori che il marito, appunto Derek Riggs in persona, avrebbe voluto disegnarmi la cover. E ha usato un suo Eddie che aveva lì da un po' di tempo, e ci ha disegnato tutto lo sfondo e mi ha concesso l'uso a solo scopo di questa copertina, di questo particolare Eddie disegnato da lui. E lui ha fatto tutto il design e si è occupato anche di mettere il titolo e il sottotitolo, solo che ha usato un font che si chiama Comic Sans nella versione inglese, che è stato parecchio contestato. Io non so perché le persone odiassero tanto questo font, ma ho addirittura ricevuto dei feedback che non avrebbero comprato il libro proprio perché c'era questo font nel sottotitolo. Non ho mai capito le ragioni, ma diciamo che appunto se ne è occupato Derek Riggs in persona. E a questo punto, immaginavi tanto che Eddie diventasse poi l'immagine completa degli Iron Maiden, questo personaggio che poi nel tempo si è evoluto in realtà, nel tempo è cresciuto, nel tempo ha avuto tante forme.
Did you imagine at some point how huge impact Eddie has had in the Iron Maiden covers, and how do you see, what do you think about the evolution of Eddie in so many years? I actually get blown away, especially like with some of the t-shirt designs. Now, Eddie started as a kabuki mask. I think you already know the story about the little kabuki mask that we had up on the backdrop. And it used to spit blood because Dave had pinched a pump out of his mum's fish tank to get the blood to pump out the mouth. And it used to go all over Dougie Sampson while he was playing. And his drum kit used to be smothered in it, and Dougie used to be smothered in it. But again, full story in the book. And then these masks started getting bigger and bigger, the bigger the shows we were doing. And when Iron Maiden signed the record deal with EMI, and they were given a bunch of drawings, and I think there was a few there that were done by Derek Riggs, but for some reason, this image from the first album cover, when we saw it, it was straight away, everybody went, that one. And the original drawing had Eddie with like really short punk hair. And Steve said, well, I don't like punk hair. We're not having that. Give him longer hair, which they gave it back to Derek Riggs and say, give it longer hair. And we'll see how it goes. And of course, they gave it longer hair. And that's the story behind that. But then the way it evolves, Eddie looks slightly different on the second album, almost like he had a bob haircut. And then the third album changed again. And then the fourth album, all the hair was gone because he'd had a lobotomy. And then the fifth album, they turned him into a mummy. And it's amazing like how Derek was changing it over and over again. And then they decided, you know, they'd had enough of Derek, and they started bringing other people in. And again, Eddie's evolved. But it's now got to the t-shirt designs. I'm not so sure about this one. I'm wearing a... I mean, you see that. Book of Souls. I'm not a fan of the Book of Souls, Eddie. I think it was just one step too far. They could have done something else. And now the new one, Shinjutsu, again, absolute masterpiece. I love the way they've done this one. But it has evolved so much, and it's been incredible. Like just to watch it happen. It's been an amazing journey. È un viaggio meraviglioso quello di Eddie, che è cominciato ed è descritto molto bene nel libro con una maschera kabuki. Che era una specie di volto, no? Che Dave Lights aveva posto su un cartellone e poi utilizzando la pompa dell'acqua di un acquario, dell'acquario di sua madre, aveva fatto in modo che alla fine del concerto, durante il concerto, insomma, questa maschera sputasse sangue. Il primo a farne le spese di questo effetto speciale è stato Doug Sampson, che si ritrovava sempre il sangue addosso perché era proprio sotto alla batteria. Poi, quando è stato il momento di firmare il contratto con la EMI per il primo disco, la band aveva ricevuto diverse proposte per la copertina, fra cui alcune di Derek Riggs. E quando hanno visto questo primo Eddie, appunto, nel disegno, tutti hanno subito detto entusiasticamente sì, è quello che vogliamo. Però la versione originale di questo Eddie appariva con i capelli più corti, aveva la cresta da punk, tipo, no? Con i capelli corti. E Steve Harris ha detto, no, noi non siamo punk, non vogliamo avere a che fare niente col punk, fagli i capelli più lunghi. E così è stato, ed è l'Eddie che tutti conosciamo. Poi ovviamente tutti sanno come si è evoluto Eddie, no? Nel secondo album.
hai i capelli normali, lunghi, poi anche nel terzo, poi nel quarto addirittura rasato, nel quinto diventa un faraone, o una mummia, eccetera, eccetera. Ed è incredibile come Derek Riggs, l'immaginazione di Derek Riggs, la fantasia di quest'uomo abbia consentito a Eddie di cambiare pelle e di cambiare veste negli anni, fino ad arrivare alla mia maglietta, alla mia t-shirt, che è The Book of Souls, che non è un Eddie di cui sono particolarmente innamorato, avrebbero potuto farlo diversamente, però le t-shirt evento, gli ultimi Eddie, soprattutto quello di Senjutsu, sono degli assoluti capolavori che vanno ben oltre e sono al passo coi tempi. E comunque tutti possono capire quanto sia stato meraviglioso il viaggio di Eddie durante tutti questi anni. E sappiamo che sei un amante di birra. A questo punto la domanda viene spontanea. Cosa ci dici della Tropper? Ma soprattutto, quando c'è stata la presentazione della Tropper, abbiamo scoperto che hai rincontrato anche Bruce. E qual è stata la sua prima reazione, o la tua prima reazione nel vederlo? Okay, as we have understood that you are a beer lover, and what is your personal opinion about this journey Iron Maiden has started with their own beer? There was an opportunity for you to meet Bruce Dickinson again at one of the beer presentations after so many years. What was the mutual reaction in meeting each other at such an event? It was quite strange. Non I hadn't strano. seen Bruce. I hadn't seen Bruce for about 15, a good 15 years, and we just happened to be at Robinson's Brewery in Stockport. I don't know. But anyway, okay. So anyway, we picked up a guy from Manchester Airport. He'd literally only just flown into the country, and we had a day off, so we went to Robinson's Brewery just to, well, just to take this guy along now, just sort of showing him around. You know, this is where Troopers made. And while we were there, a guy came out and said it was Troopers' 4th anniversary, and to pour everybody a pint, here's Bruce Dickinson. As I said, this guy had just flown in from America. He'd been in the country for an hour and a half, and there he is meeting Bruce. He couldn't believe it. And so everybody's getting their pint of beer, and I'm standing at the end of the bar, and Bruce is pouring, you know, the big pints of Trooper out. And he just happened to look to where I'm standing, and he looked and he see me, and he went, "Loopy, fucking hell, fucking hell, it's Loopy, fucking hell." And it was bizarre. He recognized me straight away, but we managed to have a little chat, and I'm saying a really, really little chat. I just asked him how things were going. He said fine, and I said, "Right, well, I'll see you tomorrow in I think the next gig was in Sheffield or Leeds, one of the two." And he said, "Yeah, mate, no problem." And yeah, it was just surreal. It was surreal having not seen a Non, guy for 3 years. è stato incredibile perché non era programmato questo incontro. Noi dovevamo visitare questa Robinson's Brewery, no? Dove fabbricano la Trooper, e siamo andati a prendere un ragazzo a Manchester all'aeroporto che doveva unirsi a noi, non si ricorda da dove venisse, ma veniva dall'estero, e poi siamo andati tutti insieme a fare una visita al birrificio, e casualmente quando entrano vengono annunciati, no? Gli viene annunciato che era il terzo anniversario o quarto anniversario della creazione della birra Trooper, e c'era Bruce Dickinson in persona al bar che spillava birre per tutti gli invitati.
E quindi loro si sono ritrovati, diciamo, in questa circostanza. Lui, tra l'altro, aveva visto che era molto impegnato a spillare birre, per cui si è messo in fondo alla sala a bere la sua birra, mentre questo ragazzo ancora non poteva credere quello che hanno preso all'aeroporto, non poteva credere ai suoi occhi. Cioè, dice, era arrivato in Inghilterra da nemmeno 2 ore e aveva già incontrato Bruce Dickinson. Cioè, era tutto per andare a vedere poi il loro concerto a Leeds o a Sheffield, non ricorda bene. Però lui stava lì in piedi in fondo al bar, Bruce Dickinson l'ha visto, l'ha guardato e l'ha riconosciuto subito, ha detto Lupi, ha detto porca puttana è Lupi, ma cazzo ma è Lupi, e si sono così ritrovati. Poi dopo hanno avuto la possibilità di parlare veramente per poco tempo, perché lui era molto impegnato, un minuto e mezzo a dirsi come stai, come vanno le cose, ci vediamo domani al concerto, e finisce lì, ma non lo vedevo da più di 15 anni, è incredibile, Bruce mi ha riconosciuto subito, a prima vista, e questo è una cosa incredibile. E quando ti è stato proposto di tradurlo anche in italiano, qual è stata la tua risposta, soprattutto nella traduzione? Effettivamente hai utilizzato un linguaggio che è reale, una vita, un linguaggio quotidiano, che non è ovattato come si deve scrivere un libro romanzato, ma è scritto la realtà dei fatti. Soprattutto, qual è la sensazione che hai provato quando ti è stato detto di produrlo anche in italiano? Well, going back to the project to translate the book in Italian, what was your first impression about this project? How did you, what are your feelings about a new language coming up? Well, Italian was the first translation, and now he was he noticed by the translation itself that he's really, really like talking to a person. Is not a style, well, a very literary style or complicated. Is a simple, direct speech tale about your life. So your impressions, how did you get through the project? First and foremost, I want to blame Antonio for this. We had become friends, and he was telling me about this book that he was writing, and it sounded interesting. So we stayed in touch, and he started sending me over bits and pieces, and I would have a quick read through it and then think, yeah, it needs work. Then Antonio suggested doing my book in Italian. And I thought, well, what could go wrong? What's the worst that could happen? So Bologna. Bologna. Yeah. So anyway, Antonio went ahead and did it. At the same time, he got in touch with Max at Tsunami, who took an interest. And anyway, Antonio he'd contact me and he'd say, right, what does this little bit mean? And I'd explain it. And he'd go, okay. And he eventually put the whole thing together and passed it over to Max, who obviously loved it enough to produce it. And I've got to admit, again, using that word, blown away. You know, I'm blown away by the whole thing, the whole process. I've got a very, very good friend there in Antonio. He's done me proud. I love the whole thing, you know, getting invited out to Italy to talk about it. Okay, I didn't enjoy the flights too much because I've got a sore backside still, but the whole thing has just been immense, absolutely immense.
and unforgettable. And I thank Tony for that. He's been brilliant. You are welcome. And the whole thing just started. I'll get my own back. Maybe with a better flight. La cosa è cominciata per colpa mia, no? Dice, io devo dare la colpa ad Antonio, cioè a me, per questo, perché è cominciato tutto grazie al mio libro, cioè Eddie deve morire, per il quale avevo contattato Steve per rivolgergli alcune domande appunto su cosa si potesse, qualche retroscena o come si svolgesse il lavoro dietro le quinte degli Iron Maiden. Vabbè, Pietro, tu hai letto il mio libro, quindi sai che c'è molto, no, del retroscena, del backstage. E poi parlando, siamo diventati amici e io a un certo punto gli ho proposto di tradurre questo suo libro, perché secondo me i fan italiani non potevano mancare, cioè non potevano rinunciare a quello che alle notizie, agli aneddoti preziosi che sono contenuti nel libro. E lui ovviamente ha accettato con entusiasmo l'idea, ma ancora più incredibile è stato che l'abbiamo proposto subito a una casa editrice specializzata, appunto la Tsunami di Max Baroni e Eugenio Monti, che è specializzata appunto in libri musicali, biografie e saggi. E ci hanno risposto subito e sono stati molto entusiasti del progetto e quindi l'hanno portato a termine, l'hanno pubblicato. E io sono stato invitato in Italia per parlare del mio libro, una cosa che se me l'avessero detta qualche tempo prima ci avrei riso sopra. Invece mi sono ritrovato su un aereo, non è stato il più bel volo della mia vita, ma perché era scomodo, però siamo andati in Italia e abbiamo parlato del libro. Io avevo aderito all'inizio perché dicevo, vabbè, mi traduce il libro in italiano, cosa potrebbe andare male? E in realtà è stato tutta un'esperienza incredibile per me. E a questo punto una domanda sicuramente molto complessa, molto difficile. A questo punto, visto che è un appassionato di birra, bionda, scura o rossa? Qual è che le birre ti piacciono soprattutto, e soprattutto quando le bevi di quel tipo? So Steve, that's a very complex and difficult question for you. Of course, your regards. I heard the word beer. Yes, he's regarding beer, and I can answer straight away, Pietro. But I want to hear, of course, from your voice. We are professionals, are we? So I'm making the question to you in English, and it's lager, ale, dark. What kind of beer, and how much did you drink in your life? What is your choice? It's a difficult choice, I know. It's always been lager. Sempre stata la bionda, eh? Yeah, it's always been lager. I don't like ales. I don't like Trooper. I don't like any of the Troopers. I think they're all disgusting. if I'm going to drink, if I can get a lager, I always drink Stella Artois. Mm-hmm. That is my favorite drink. Okay. I bought Moretti tonight because we were doing an Italian interview. So. Right, yeah. So it's just staying in theme with the language. Così Steve dice che lui ha sempre odiato tutte le birre che non fossero le bionde, cioè quindi anche le Trooper, tutte le versioni delle Trooper non gli piacciono le birre, gli fanno schifo, proprio detto così. E lui ha sempre amato le bionde, le birre bionde. Birre chiare, e quindi lui, se fosse per lui, berrebbe interi ettolitri di Stella Artois, che è la sua birra preferita in assoluto, ma stasera ha portato una Moretti per onorarti, Pietro, e onorare l'intervista in Italia. And as for how much, not enough. Sì, ne ho bevuta tanta, ma non abbastanza.
L'ultima domanda, e poi ci passiamo ai saluti. Qual è l'album che ti è piaciuto più degli Iron Maiden? Sono tutti belli, ma in realtà quello che ti ha dato forse più emozioni o ti ha lasciato qualcosa in più rispetto a tanti altri che comunque hanno fatto, sono belli. So, of course, it's a difficult choice between the whole work by Iron Maiden, and there are so many albums to choose from. But he wants to know, in particular, what is the album that left you something more than others in terms of feelings and quality. Powerslave. I've said it before, I say it every time, Powerslave, quite simply because it was the last album that I ever recorded with them in a studio. That's when I left, and nothing touches it. Dice senza dubbio Powerslave, non solo per la qualità dell'album che risulta a suo parere il migliore, una spanna sopra gli altri della band, ma anche perché lui ci ha lavorato dall'inizio alla fine di Powerslave e quindi ce ne è particolarmente affezionato. Quell'album ho il vinile, ma ahimè, non so perché non ho più la copertina. Perfettamente. L'ho consumato così tanto che mi sono il vinile mi è rimasto, ma la copertina me la sono giocata. He says that he's got that vinyl version of Powerslave, but he can't find the slip, the cover anymore. So he said, I've consumed the album and the cover as Quindi adesso devo andare a comprarlo di nuovo. Allora, well. He said, to buy again, and maybe get it signed for me. It wasn't Per signed, comprare di was it? nuovo. It wasn't a signed copy, was it? No, no. Ha detto se è una copia firmata No, da magari. qualcuno, No. ma lui è ben felice di firmartela, se lo Sì, dico. sì, sì. Sì, noi. Yes. Quando vieni a Londra, ci vediamo e lui te la firma. Lui può firmarti il primo, il secondo, Peace of Mind, Powerslave. Non può, vabbè, ma compare anche su The Number of the Beast nei crediti, anche se poi in realtà non ha lavorato per tour. Infatti, le volevo chiedere se era presente nelle copertine, me l'hai accennato tu che è Sì, presente. nei primi cinque album lui è sempre menzionato. Quando hai letto il libro Eddie deve morire, che Eddie deve morire, qual è stata la prima reazione e poi qual è stato il primo consiglio che gli hai dato da eventualmente modificare? So when you have learned about Eddie Must Die, what was your reaction about the title? It says, "Oh my God, Eddie Must Die." Why? And what was the first advice that you gave me about this book? Just change the translator. Yeah, I first of all. mean, other than that, no. My first impression was yes, okay. So I'm faced with a book called Eddie Must Die. That is enough to make me go, why? Why does he need to die? That makes you read more. And that's what I started to do. I started to read more. And as I'm reading more, I realized that this translation is not very good. So I started correcting it. And by the end of the book, I think we actually had a really, really good English version. Which prompted me to go on to do other things that Antonio found me as well, which sort of helped pay the bills. Except for the last one, I won't talk about it. But I thoroughly enjoyed doing the work. I mean, to the point where, hang on, let me just reach over there. As you can see that. Wow, that's impressive. It's thick as well.
It's very it's in both languages. And, I think I've used less words than there are in the dictionary. But it prompted me to do that quite simply because I wanted to know more. And you saw yourself when I was in Bologna, you know, there were little bits of Italian that I was picking up. A lot of that was also through memory because I haven't been to Italy several times. You know, it's just something I wanted to do. So, yeah, I find Antonio's book very, very interesting. It's a very good read, very good story. And I'm looking forward to part two. Which will be out soon. Steve dice, vabbè, la prima cosa che mi è saltata all'occhio è questo titolo, appunto perché Eddie deve morire. Io mi sono chiesto il perché e così ho voluto approfondire, ho voluto leggere pagina dopo pagina e io gli mandavo un capitolo o due alla volta, no? per farglielo revisionare dalla mia traduzione. La traduzione della casa editrice, Steve ha curato, diciamo, l'obiettivo della versione inglese, quindi lui era molto curioso, no, di sapere come andasse a finire la storia. L'ha trovata una storia, ti ringrazio, molto interessante, molto coinvolgente, sicuramente da leggere, e al punto che lui avrebbe voluto sapere un po' di più della lingua italiana. Lui riesce a capire qualche parola, ma non ovviamente e al punto che si è anche comprato il dizionario inglese-italiano proprio per approfondire alcuni termini, alcune parole e per rendere, diciamo, il suo lavoro di revisione di questo libro in inglese più accurato. E pensa di esserci riuscito, pensa di aver fatto un ottimo lavoro e di avere un buon prodotto e consiglia ovviamente a tutti di saperne di più di questo romanzo e del seguito che uscirà tra poco. Benissimo, io vi ringrazio. Steve, thank you very much from Pietro. Thank you, Pietro. Good host, thank you. Sei stato bravissimo. Yeah, you have to translate. Però devo tradurre. Yeah, just a special thanks to everybody in Italy for making my book number one, for one thing, and keeping it there for another. Rumours have it that we will be back. Not sure when, but we will be back, and it looks like we may be going back to Pescara. And I can't wait, because I love the place. It's absolutely beautiful. Other than that, ciao. Ciao, l'avete capito tutti. Ai fan italiani è molto affezionato, lo era già quando lavorava con gli Iron Maiden, lo è ancora di più adesso che gli stanno dimostrando un affetto enorme, tale da rendere Loopy World primo in classifica su Amazon, dalla sua uscita a oggi è ancora primo in classifica. E questo è una grande manifestazione d'amore che lui contraccambia in tutto e per tutto. Lui ama molto l'Italia. Ci torneremo, siamo stati invitati a Milano, siamo stati invitati a Pescara di nuovo, che è un posto che lui ha amato particolarmente perché è stato molto caloroso con lui e non vede l'ora di tornare. Quindi seguite i nostri canali social che ne daremo notizia. Perfetto, io deve dire qualcosa. One more thing to say. Special thanks to Antonio for doing all my translating over the last 3 or 4 weeks. It's been special. Grazie, mi ringrazia personalmente per avergli fatto da traduttore, ma it's a pleasure, Steve. I learn any questions you answer, I learn more and more and more, and there will be more and more novels coming through. It's a source of inspiration. It looks like I've still got some more work to do as well. Yes, there's more job for you. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.